belle sempre. A 50 anni il privilegio per una donna è quello di stare bene con se stessa. E Sonia Bruganelli a riportare l'argomento sulle pagine dei giornali. La dieta, sì, ma esiste anche la vita. Per la conduttrice single da un anno non sono tollerabili estenuanti allenamenti in palestra e cure dimagranti per corrispondere ad un modello che non ha mai rincorso. Il grosso della mia vita professionale l'ho fatto e posso serenamente fregarmene. È recente la polemica scatenata da alcuni commenti sgradevoli su Alena Seredova. La showgirl aveva dichiarato di non voler più postare la sua immagine perché vittima di body shaming. Anche il suo è un momento d'oro, di piena consapevolezza. Dopo la delusione del divorzio, ringrazio Buffon di essersene andato e lasciato posto all'amore della mia vita, è tornata a postare foto in spiaggia. Qualche chiletto in più c'è, però mio marito dice che non sono niente male e io sono felice. La gente critica è diventato l'hobby preferito di questo secolo. Ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, tuona dal palco Emma Marrone, che di battaglie ne ha fatte tante. Oggi il suo messaggio è forte, siate sempre fiere di voi stesse, non abbiate mai il pudore di mostrare il vostro corpo. I difetti fanno la meraviglia di quello che siamo. Una crociata, quella della verità dell'immagine, combattuta anche da Carla Bruni, che si scaglia contro la bellezza ottenuta con i filtri e, pur non avendo mai nascosto di aver fatto ricorso a qualche ritocco, provocatoriamente pubblica due foto in cui mostra il suo splendido viso nature e quello col filtro. Sempre a guardarmi senza parlarmi. Dunque la battaglia non è quella di restare giovani e piacenti ad ogni costo. La più bella dichiarazione è dell'attrice e regista Paola Cortellesi, che ha festeggiato i 50 anni col trionfo di C'è ancora domani, un film sull'emancipazione e sui diritti delle donne. Voglio che mia figlia sappia da dove siamo partite e dove dobbiamo arrivare. Tra gli obiettivi oggi c'è anche quello di affrancarsi dalla dittatura dell'immagine. Fare così al posto tuo.